Gentili amici di Venezia Laguna Nostra, benvenuti in un nuovo filmato del blog, oggi prodotto grazie anche all'aiuto dell'amico Giorgio. Ciao Giorgio e benvenuto. Ciao amici del blog. Allora amici, siamo in Rio Terà dei Pensieri nel sestiere di Santa Croce per testimoniare il prossimo intervento pubblico che si sta realizzando qui appunto in Rio Terà per la sistemazione della pavimentazione che oramai ha bisogno di essere sostituita completamente poiché totalmente degradata. Ma siamo qui soprattutto, cari amici, per testimoniare purtroppo delle negatività in questo intervento pubblico che si svilupperanno soprattutto per gli elementi monumentali artistici che riguardano poi la nostra Venezia, quali quelli dei Maseni e delle pietre o mattonelle di porfido che qui sono presenti e che qui andranno appunto toccati negativamente, sostituendo durante l'intervento per il 33% i Maseni che qui corrono in spalletta in Rio Terrà e sono tutti completamente in ottimo stato di conservazione, e per il 100% per le mattonelle di porfido che si trovano precisamente e diciamo in maniera specifica qui in Calle dei Pensieri. Siamo venuti praticamente a vedere questa condizione poiché, amici, non abbiamo assolutamente nulla da questo punto di vista se il Rio Terrà dei Pensieri viene sistemato, ma abbiamo assolutamente molto da ridire se gli elementi ornamentali che poi fanno parte del nostro patrimonio culturale, patrimonio artistico, patrimonio storico, vengono assolutamente toccati in maniera così negativa e così invasiva. I Masegni che corrono qui il Rio Terrà dei Pensieri, precisamente nelle spallette, sono tutti in ottime condizioni, come sono in ottime condizioni le mattonelle che sono all'interno della Calle dei Pensieri che adesso andiamo ad osservare. Ieri noi abbiamo fatto delle telefonate come blog Venezia Laguna Nostra agli uffici pubblici di riferimento chiedendo se questa cosa è reale e vera, e purtroppo Insula, la società che ha in gestione questo intervento, ha confermato queste due condizioni che purtroppo adesso andiamo anche ad osservare vedendo lo stato di conservazione ottima di questi due elementi che qui sono presenti. Partiamo, cari amici, da Calle dei Pensieri, una calle che è stata sviluppata negli anni 40 con le costruzioni appunto che potete vedere davanti a voi e con questo tipo di pavimentazione, le mattonelle, cari amici, di porfido. Come potete osservare, gentili amici, sono completamente in condizioni ottime, sono in buonissimo stato di conservazione. Vedete, amici, c'è qualche piastrella che è lesionata, ma si può assolutamente sistemare da questo punto di vista. C'è qualche altra mattonella che purtroppo invece oramai è scheggiata, è rovinata, quindi non può più essere diciamo ricollocata, ma tutta la pavimentazione, e stiamo parlando di metri quadrati di pavimentazione di Calle dei Pensieri, è in ottime condizioni. Purtroppo, cari amici, durante questo intervento tutta questa pavimentazione che potete osservare, che è in ottime condizioni, ripetiamo che è in ottime condizioni, andrà toccata negativamente perché sarà asportata e poi non più ricollocata, semplicemente per essere gettata via. Ditemi voi, amici, com'è possibile avere uno spreco di denaro pubblico che va ovviamente a toccare negativamente la collettività veneziana per poi acquistare degli elementi, ovviamente, per sostituire le mattonelle che andranno in questo caso gettate. Un porfido, cari amici, assolutamente in ottimo stato. Purtroppo non è la prima volta che questo avviene. Solo per citare un ultimo esempio, possiamo parlare di quello del Lido di Venezia, dove a Santa Maria Elisabetta il porfido è stato assolutamente bistrattato e distrutto, ovviamente poi anche non ricollocandolo in zone, in altre zone della città dove la pavimentazione è danneggiata ovviamente di porfido. Possiamo parlare di Mestre, di Piazza Barche, possiamo parlare
qui ad esempio della Calle dei Tabacchi che corre verso Piazzale Roma, dove abbiamo un selciato assolutamente rovinato, dove il Porfido potrebbe essere collocato, o il Giustinian, il cratere del Giustinian, dove i disabili corrono praticamente sulle dune per andare ai poliambulatori e dove il Porfido in questo caso potrebbe assolutamente essere collocato. Metri e metri quadrati di pavimentazione di Porfido, cari amici, letteralmente gettato via per un intervento che ovviamente noi consideriamo in maniera positiva, ma non per quanto riguarda le piastrelle di Porfido, perché sono anche un patrimonio storico e culturale nato dalla costruzione delle case da questo punto di vista. Caro amico Giorgio, adesso noi ci spostiamo, torniamo in Rio Terrà, purtroppo dopo aver documentato e testimoniato questa condizione, facendo vedere i basegni. Prego, avvicinati pure tranquillamente, ovviamente facendo osservare in che livello di degrado è la pavimentazione del Rio Terrà con anni e anni di mancato intervento comunale, cari amici. Qui siamo in zona comunale, più avanti invece nella zona delle carceri e zona statale, che è presa abbastanza bene. Qui invece siamo al degrado più assoluto, cari amici, e finalmente l'ente comunale da questo punto di vista interviene dopo decenni di mancato appunto intervento. E siamo adesso in questo punto per far osservare, cari amici, metri e metri quadrati di spalletta che corre fino al Rio Novo e alla fondamenta dei Tre Ponti, dove i masegni sono in ottime condizioni, ripetiamo, i masegni sono in ottime condizioni e saranno sostituiti per il 33%, diciamo, della metratura per i sottoservizi, le solite giustificazioni, i sottoservizi, il giunto fugato, il dislivello, no? E siamo alle solite. Guardate, cari amici, la conservazione di questi masegni in ottime condizioni. Certo, ce n'è qualcuno discheggiato, ce n'è ovviamente qualcuno da sostituire, oramai il tempo ha fatto la sua azione, ma sono tutti in ottime condizioni e sono tutti in ottime condizioni. Il 33% sarà sostituito con una spesa della collettività veneziana che si andrà a incrementare maggiormente, poiché, cari amici, questi elementi sostituendoli hanno un costo per la collettività, ripetiamolo. Quindi l'intervento, il costo dell'intervento si alza. Noi come blog di Venezia Laguna Nostra non possiamo assolutamente accettare, prima di tutto, che venga toccato un patrimonio culturale storico della nostra città, purtroppo già visto in decenni di interventi pubblici e anche privati. La fondamenta degli Ormesini, la fondamenta della Misericordia, va bene, gli ultimi con la storia del Campo Santa Margherita, da San Pantalon fino ad arrivare alla fondamenta di San Sebastiano, eccetera. Tutte pratiche che sono state qui protocollate, vedete in questa cartellina, va bene, che poi magari, se avremo un attimo di tempo, daremo una sbirciata. Mai risposte poi da parte dell'assessorato competente e della soprintendenza. Ma soprattutto, cari amici, non possiamo accettare che durante un intervento pubblico non vengano ricollocati degli elementi che sono in ottime condizioni, aumentando il costo dell'intervento stesso. Questi masegni sono in ottime condizioni, come quei masegni, cari amici, dalla parte opposta, sono in ottime condizioni. Metri e metri quadrati che si prolungano fino a Rio Novo, che sono assolutamente da asportare provvisoriamente e poi da ricollocare. E da questo punto di vista non si capisce come mai, cari amici, aleggi sempre questo 33% di sostituzioni, va bene, quando c'è poi un protocollo d'intesa tra la soprintendenza e l'assessorato ai lavori pubblici, dove si spiega che il masegno in buone condizioni deve essere asportato provvisoriamente, catalogato e poi risistemato nella pavimentazione, nel punto preciso dove è stato levato per l'intervento. Allora, cari amici, la proposta è questa per quanto riguarda questa tematica. Noi come blog di Venezia Laguna Nostra abbiamo già fatto un esposto al commissario prefettizio, alla soprintendenza e al dottor Mano, che ha le deleghe per i lavori pubblici, chiedendo assolutamente di conservare sia il Porfido e sia i masegni in ottimo stato di conservazione. Noi lasciamo una petizione al bar alle Burchielle, qui in fondamenta dei Tre Ponti, dove è possibile firmare queste richieste, che poi sono già state protocollate ieri, nella giornata di ieri, 10 novembre, e le protocolleremo con le firme.
Speriamo davvero, amici, che possiate accettare questa petizione del blog, firmarla, perché qui è un concetto che va assolutamente ribadito. Il patrimonio storico e culturale di Venezia, che sono i Masegni, che sono il Porfido, che sono i San Pietrini, eccetera, non deve essere toccato, peggio se in buone condizioni e con un aumento della spesa pubblica della collettività per fare un intervento che può essere fatto in una maniera ovviamente meno oneroso per la cittadinanza. Lanciamo la proposta, cari amici, di ripristinare, se vogliono proprio gettare il Porfido, una cosa abnorme, in discarica, di posizionarlo in altra parte della città e nel selciato dove è degradato. Abbiamo fatto degli esempi, ne potremmo fare altri. Siamo qui, Società Insula, per informarti dove questo Porfido, con una spesa davvero minima di trasporto, può essere collocato e risparmiando molti soldi pubblici per eventualmente fare lo stesso intervento, chissà magari fra 10 anni. Quindi firmiamo la petizione, firmiamo questa cosa qua e non assolutamente accettiamo, cari amici, che questo nostro patrimonio venga toccato. In chiusura, cari amici, vi voglio far vedere semplicemente un paio di pratiche, Masegni in questo caso, che sono state protocollate dal blog Venezia Laguna Nostra, mai risposte da parte dell'assessorato. Facciamo un esempio molto veloce. Qui siamo nella chiesa di San Lorenzo a Castello, dove c'erano dei masegni fotografati, vedete, cari amici, e inviati per pratica all'assessorato ai lavori pubblici, e dove nessuno ci ha mai detto dove sono andati a finire, e peggio perché non sono stati ripristinati, ad esempio, cari amici, non sostituendoli con le volgari copie che possiamo trovare in giro per Venezia dopo tantissimi interventi pubblici e privati. Per quanto riguarda poi i Masegni, abbiamo, amici, una situazione davvero pazzesca in varie parti della città, ma una in particolare a Malamocco, dove ci siamo fatti fare con i Masegni un bel giardino privato. Benissimo, questa è una pratica del blog, come potete osservare, ma da questo punto di vista non abbiamo mai avuto risposte da parte dell'assessorato. Sempre per quanto riguarda i Masegni, cari amici, in Campo Santa Margherita, va bene che c'è stato un intervento nel corso dell'anno, sono stati sostituiti un bel numero di Masegni. Questa è tutta la pratica ovviamente protocollata dal blog Venezia Laguna Nostra, anche questa inevasa da parte dell'assessorato. E possiamo andare avanti così. Le zattere, ad esempio, ne hanno avuto 20 di sostituzioni nell'ultimo intervento che ha riguardato la fondamenta dei Gesuiti. Anche questa una pratica protocollata dal blog Venezia Laguna Nostra, e anche questa inevasa da parte dell'assessorato. E via via, fino ad andare al fondamenta di Santa Chiara ultimamente, fino ad arrivare al chiostro dei Domenicani, dove abbiamo i Masegni praticamente disponibili e così non messi in sicurezza all'interno dell'ospedale. Anche questa è una pratica purtroppo che abbiamo fatto e non è stata evasa. Perché diciamo questa cosa qui? Perché noi vogliamo collegarci a questo discorso, ma soprattutto, cari amici, vogliamo farvi vedere come gli stessi uffici che dovrebbero rispondere su questa questione non rispondono. E ovviamente il blog Venezia Laguna Nostra deve intervenire ovviamente per protocollare pratiche che non vengano evase. Ricordatevi che noi siamo gli unici titolati a parlare di Masegni, di Porfido, di San Pietrini, perché la città ha, da questo punto di vista amministrativamente parlando, non gliene frega niente. Questa, cari amici, concludiamo, è una risposta che ha dato per la prima pratica l'ex assessorato ai lavori pubblici, oggi commissariato, come sapete, del Comune di Venezia, dove ci spiega praticamente che il titolare di quell'ufficio pubblico diceva che è mio principale obiettivo la tutela e la conservazione del patrimonio cittadino. Ascoltate bene queste parole. E quindi non solo che i Masegni siano collocati in luogo idoneo alla loro sicurezza, secondo quanto previsto dall'attuale protocollo, che è questo che dovrebbe essere anche così applicato in Rio Terra dei Pensieri, ma anche che vengono rapidamente ricollocati nella loro sede originaria. Ora noi, amici, abbiamo pratiche aperte
in questo ufficio come in altri, dove i Masini sono stati assolutamente bistrattati, sostituiti, senza un minimo di catalogazione. E purtroppo, cari amici, qui ci sono le fotografie, qui ci sono i filmati, e a distanza di tempo torniamo a parlare dello stesso identico discorso. Prova lampante che il nostro patrimonio storico-culturale non è tutelato, ma soprattutto non sono tutelati, cari amici, nemmeno i capitali dei cittadini, che per interventi pubblici del genere devono spendere più soldi per acquistare poi gli stessi elementi che sono in ottime condizioni e che vengono sostituite o peggio buttati via, come può essere in questo caso il Porfido. Davvero senza parole, cari amici, davvero senza parole, che comunque sta a significare che questa cittadinanza, che questa Venezia deve cambiare. Deve essere una Venezia diversa, onesta tra i cittadini e soprattutto lontana dalle fazioni partitiche che provocano questo disastro, cari amici, provocano questo disastro nei lavori pubblici in generale, purtroppo poi tutelati da una normativa che in questo caso è il protocollo d'intesa. Quindi, cari amici, segnalateci queste situazioni, i Masini sono importanti, i San Pietrini sono importanti, il Porfido è importante, il nostro patrimonio culturale è importante e da difendere. Altre parole sono chiacchiere al vento. Va bene, caro amico Giorgio, grazie per il tuo aiuto con la telecamera. Ciao a tutti amici del blog. E per questo, amici, è tutto, ci fermiamo qui. Non toccate i Masini di Rio Terra dei Pensieri in ottime condizioni, non toccate il Porfido in Calle dei Pensieri in ottime condizioni, dateci una mano, firmate la petizione in questo caso qui al bar dei Burchielli. Per il momento è tutto, Tella Quilotte Laguna, i Masini, il Porfido qui in Rio Terra dei Pensieri e nella Calle omonima, Venezia!